Bello, bellissimo. Sì, vengo ogni anno veramente a vedere. Sono cose belle. Da anni ormai per il Lecce si rappresenta il momento più atteso del Natale in città, quando autorità civili e religiose si ritrovano per inaugurare con la deposizione del Bambin Gesù il santo presepe allestito dal comune all'interno dell'anfiteatro romano. Un presepe monumentale a rappresentare il legame millenario della città con la sua chiesa e in cui viene riprodotto l'ambiente rurale tipico salentino, con alberi di ulivo, tralci di vite, piante tipiche della macchia mediterranea, muretti a secco, con gli antichi mestieri raffigurati con statue in gesso e cartapesta di proprietà comunale. Presepi così non ce ne sono molti in giro e il riscontro che abbiamo da parte dei turisti che trascorrono qui le feste natalizie, il riscontro è straordinario. Una vera e propria opera d'arte, studiata nei minimi dettagli per un'operazione a costo praticamente zero, grazie alla generosità delle ditte che hanno partecipato all'allestimento. Tra le novità di questa edizione, anche un pastore guardiano in carne e ossa, vincitore delle primarie indette dall'istrionico showman televisivo Gianni Ippoliti, leccese ormai d'adozione, indette per far sì che non si ripetano più i furti del bambinello degli ultimi anni. Questo bastone è un deterrente? Esatto, un deterrente contro i malfattori. Buon Natale, allora, e mi raccomando, occhio. Occhio, grazie.